Io penso che nel giro di poco tempo la Shoah sarà una riga nei libri di storia, poi non ci sarà più neanche quella. Hanno scelto pubblicamente di ricordare, non dimenticare, farsi memoria, avere come missione di vita quella di testimoniare l'orrore dei campi di sterminio nazisti. Quello che hanno visto i miei occhi non lo devono vedere, non lo dovete vedere né voi, né i vostri figli, né i vostri nipoti. Ma con il tempo che passa, anche i pochissimi sopravvissuti dell'Olocausto moriranno, testimoni della storia che hanno sentito il dovere di ricordare quando magari avrebbero desiderato soltanto stare soli con il loro dolore. La loro scomparsa sarà la fine della memoria diretta. Poi resteranno i libri, i film, i documentari, le fondazioni custodie di memoria. Ma allora la memoria diventerà mediata, distante, ed è per questo che i sopravvissuti oggi temono l'indifferenza, l'oblio, la paura di non riuscire più a raggiungere quelle giovani generazioni che oggi si chiedono come è potuto accadere, come è stato possibile arrivare a tanto. I sopravvissuti ai campi di sterminio in Italia sono ormai meno di una decina. A questi si aggiungono i circa 20 sopravvissuti ex deportati per motivi politici. Liliana Segre, 92 anni, senatrice a vita, numero di matricola 75190, deportata a 13 anni, ha passato un anno e mezzo nel campo di sterminio di Auschwitz, una delle pochissime sopravvissute dei 776 bambini italiani che furono deportati. Sami Modiano, 92 anni, deportato da Rodi nella fabbrica della morte di Birkenau all'età di 13 anni, numero di matricola B7456, unico scampato al massacro della sua famiglia. Edith Bruck, scrittrice e regista d'origine ungherese, deportata con tutta la sua famiglia ad Auschwitz e poi in altri campi di sterminio, liberata insieme alla sorella a Bergen-Belsen dalle truppe alleate anglo-canadesi. Le sorelle Andra e Tatiana Bucci, originarie di Fiume, deportate ad Auschwitz-Birkenau e vittime degli esperimenti di Mengele. Arianna Zorenil, anche lei di Fiume, deportata ad Auschwitz e poi a Bergen-Belsen ad appena 11 anni. Diamantina Vivante Salonicco, nata a Trieste nel 1928, sopravvissuta a Ravensbrück, ha perso nei campi di sterminio 34 componenti della sua famiglia. Goti Bauer, nata in Cecoslovacchia, deportata ad Auschwitz-Birkenau, matricola A5372, da oltre 20 anni infaticabile testimone della Shoah. Noi non siamo eterni, non sappiamo per quanto tempo potremo ancora parlare.